Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Io stamattina sto iniziando la mattinata più carica rispetto al solito. Se avete visto, settimana scorsa ho caricato solo 3 video, lunedì, mercoledì e venerdì, perché non sono stata bene. Chi mi segue su Instagram nelle stories giornalmente lo sa appunto. Se non mi seguite, vi lascio Instagram qua in alto da qualche parte, o di qua, in fase di editing. Vedrò. Comunque lo trovate qui e giù nell'info box trovate anche TikTok, che se vi va. Vi aspetto anche lì che se non mi seguite magari vi fa piacere seguirmi. Non sono stata tanto bene, adesso ho ancora un po' di mal di gola, per il resto sono guarita, tra virgolette, perché voglio dire che sono guarita ufficialmente quando appunto mi passa il mal di gola. Stamattina devo fare skincare, devo anche dare un ordine ai capelli e soprattutto un lavaggio perché sono osceni stamattina. Volevo farvi vedere anche oggi. Oggi facciamo un casino di cose insieme, tanto per cambiare, saremo insieme tantissimo. Ma voglio farvi anche vedere 2 regalini di Halloween che mi sono stati fatti, che ci sono stati fatti, perché non è che sono solo per me, sono anche per il Cri, quindi per tutte e due. Facciamo metà per una di tutto. Dalla mamma, appunto, del Cri. Uno l'ha preso alla Sigma e uno l'ha preso all'Iperal, che sono i posti appunto che frequenta lei. Ovviamente i nostri acquisti di Halloween li avrete visti sicuramente lunedì, nel video di lunedì voi, perché oggi per voi è mercoledì. Invece nel video di lunedì mi sa che avrete visto gli acquisti di Lidl, che siamo stati da Lidl, non so adesso in fase, se no li vedrete più avanti. Non so ora. Faccio sempre confusione con la programmazione dei video. Vedete anche lo stendino qua dietro di me, proprio perché adesso ho finito la lavatrice, quindi dobbiamo stendere. Come ben sapete, io ho una lavatrice che al posto di suonare, che suona appunto perché ha finito, lei canta. Ho appena finito di stendere le cose qua sul balcone, fa un freddino stamattina. Anche perché, come vedete, la giornata è bella, il cielo è bello, però c'è l'arietta fredda. Infatti ci sono praticamente 20 gradi in casa e fuori 6,5. Vedete? Aspettate, ecco, adesso si vede. Che differenza! Comunque voi lo sapete che io non riesco a vivere. A iniziare la giornata c'è anche una mosca orribile senza il mio nocciolino. E da da! È buonissimo il nocciolino! Adesso ce lo facciamo che ci scaldiamo anche. Opla! Oggi vada per le LOL. Fatemi sapere se volete il mio video collezione di tazze. C'è l'acqua dentro, sì. Ve la faccio molto volentieri perché sapete che io sono una patita di tazze, una grande collezionista di tutti i tipi. Infatti il giorno di Halloween voglio fare un vlog con le tazze di Halloween. Che profumo di nocciola, raga, è troppo buono. Sono a fuoco? Ok, ovviamente io niente zucchero, ragazzi, perché intanto spegniamo la macchinetta perché va a rovinare il gusto della nocciola. Buono! Allora, le prime cose intanto che mi sorseggio il mio nocciolino è buonissimo. Comunque, le prime cose, la prima cosa in assoluto che mi preme fare stamattina, ovviamente lo facciamo insieme, è pulire tutte le verdure. Perché ieri non ho registrato un vlog, ve l'ho detto, però vi faccio vedere il raccolto di oggi, che abbiamo tirato su tutte le verdure proprio per finire, perché ormai arriva il freddo, sennò si rovinano, e abbiamo tirato su tutte le verdure nell'orto. Abbiamo tirato su il rosmarino, il prezzemolo, la salvia, il sedano. Le carote e le coste le ho già fatte, quindi sono già in frigo, in freezer anche. E basta, tutte quelle. Comunque ho 3 cassettoni giganti in bagno, dopo vi porto a far vedere. E dobbiamo metterci a lavarle, sistemarle, pulirle, perché l'inverno è lungo e la scorta è lunga. È tanta, scusate, quindi ho un bel lavoro stamattina da fare. Ho preferito fare prima di tutto le verdure, perché sennò più le lascio in bagno, e a parte che c'è un profumo in bagno incredibile, pazzesco, tra il rosmarino, la salvia, soprattutto che è la cosa che profuma di più, cioè è pazzesco. Comunque si vede che ancora non sono proprio in formissima.
Ma lo devo fare, ci tengo proprio ad avere tutte. L'unica cosa è che adesso devo mettere nei sacchetti di plastica nel frattempo che compro i sacchettini del gelo quando andiamo al supermercato, perché non li ho più e li ho finiti. Questo è un bel danno perché volevo fare i pacchettini, ma adesso li metterò nei sacchetti, quelli della spesa classici, tanto qua ne ho tra di tutti i tipi, e quindi perché li conservo sempre anche per la spazzatura, soprattutto per la clare, per la clarta, non per la carta, per la clarta. Quindi mi sa che mi conviene metterli appunto nei sacchetti e poi metterli direttamente nei sacchettini del gelo quando li compreremo. Quindi devo anche metterli lì perché lì qua appesa questa rosa, è la lista della spesa, devo anche scriverla perché se no mi dimentico i sacchetti e poi li metteremo in freezer. La cosa che mi preme di più è lavarla. Caspita, quest'anno abbiamo fatto solo una prova dell'orto, infatti anche in tante di voi mi hanno detto che vi è piaciuta questa storia dell'orto, e raga, ha dato tanti risultati, soprattutto zucchine a tutto andare, proprio le zucchine. Infatti tanti di voi, raga, si vede che non mi seguono tanto perché nei video spesa mi dicono: Cati, ma perché non compri mai le verdure, raga? Tra zucchine, insalata, coste, un giorno vi farò, fatemi sapere se oltre al video delle tazze volete anche il video What's in my fridge, perché non so più dove mettere la roba. Abbiamo di tutto: cipolle, carote, coste, zucchine, cetrioli, cioè non mi serve comprarle, raga, ho una scorta che sono apposta per tutto l'inverno. Tranne l'insalata, io vorrei cercare qualcosa tipo l'insalata iceberg, mi piacerebbe metterla nell'orto, ma esiste? Fatemi sapere, perché è l'unica insalata che mangio io, per il resto dopo glieli do sempre ai genitori del CRI, perché tutta l'altra insalata a me non piace. Fatemi sapere se siete come me un po' viziatine sulla verdura, nel senso, la mangio ma selezionata. Ecco, ho la mano davanti perché tutta questa pappardella che vi ho raccontato è per dirvi che la verdura appunto che abbiamo da pulire è lei. Raga, allora qua abbiamo il rosmarino, c'è un profumo in bagno che non potete capire. C'è il rosmarino, il prezzemolo, poi nell'altra cassettina, vedete le mie cassette della spesa, poi alla fine come servono? Qua abbiamo tutto il sedano che devo assolutamente lavare, pulire, e qua abbiamo tutta la salvia di due tipi. Quindi direi che di lavoro io stamattina ne ho da fare tantissimo. Prima di iniziare ufficialmente con la verdura, voglio farvi vedere le due cosine di Halloween, le prime due cosine di quest'anno, che sono appunto quelle che vi spiegavo prima che ci ha regalato la mamma del Cri. Da, guardate che carine! Io non sono una super fan di Halloween, lo sapete che la mia festa preferita è il Natale, per me, cioè, abolirei tutte le feste se non il Natale e la Pasqua, però Halloween mi piace per i dolcetti e per le zucchette e per l'autunno. Per il resto non è una festa che in particolar modo vado matta. Comunque, della Zaini, questa l'ha presa alla Sigma, mi ha detto questo Little Mark. Happy Halloween è una zucchetta che praticamente se si fa la collezione di tutte le zucchette, adesso vi faccio vedere una cosa così capite quello che intendo, si appende e diventa anche una decorazione per la casa di Halloween. E all'interno ci sono cioccolatini e caramelle. Non so il prezzo, raga, perché comunque ce l'ha regalata mia suocera. Non lo so, vedete? Stacca la zucca e decora la tua festa. Praticamente c'è il fantasmino, il vampiro, il pipistrello e la zucca. Lei in questo caso ha preso la zucca e ha fatto molto bene, anche se anche gli altri sono carini, tranne il vampiro. Però il Cree, lui è invece al contrario di me, super appassionato ad Halloween per i dolci e quindi con cioccolatine e caramelle, troppo carino, si appende se si fa la collezione. E questa è la Sigma. Invece questa ha detto che quando era andata all'Iperal ha preso questa zucchetta, è in plastica. L'unica cosa brutta è che è un po' trasparentina, vedete? Si riesce a vedere bene o male quello che c'è dentro, però noi non guardiamo, facciamo finta di niente. È un po' cattivella questa zucca, non pensate? Comunque ci sono all'interno anche qua, vedete? Zucca di Halloween mix di preferiti. No, di prodotti dolciari, dove ho letto preferiti, lo so solo io. Comunque, questa volendo si può anche appendere, insomma, si possono fare un casino di decorazioni. Troppo carina, però questa è più cattivella, questa invece non ha la bocca, sembra più dolcina, vero? Comunque, queste sono le prime due cosine di Halloween, cioè le prime due, no,
per voi le prime due che vedete sul mio canale, ma per noi abbiamo già un casino di cose in casa di Halloween che vedrete nel video Lidl, non so se è già uscito o uscirà. Quindi grazie alla mamma del Cree. E adesso è arrivato il momento di divertirci. Corro a pulire le verdure. Ovviamente, ragazzi, non terrò tutto io. Di ogni cassetta e ogni tipo che vedete di tipo un po' di rosmarino, faccio sempre metà, metà noi e metà i genitori del Cree. Ecco raga, questa è la situazione del freezer, alla fine non sono riuscita a registrare perché è un macello ed è arrivato anche mezzogiorno, ho appena anche acceso il camino ma non so cosa fare, cioè io mi spiegate, è solo di spezie, dove la metto la carne? Poi man mano che si cucina dovrò comprare la carne e man mano andare per forza perché è impossibile tenerla, qua intanto ho acceso anche il nostro caminetto. Perché davvero adesso sta cominciando a far sempre più freddo, ci sono 5 gradi fuori, prima erano 6. Adesso ho appena finito di lavare i capelli, devo ancora asciugarli, ho messo sull'acqua della pasta perché oggi vogliamo fare una bella spaghettata al tonno, un piattino per uno, un po' leggerino ma buono. Tanto che bolle, finisco di asciugarmi i capelli, mi sono passata anche appunto sui capelli, scusate la ripetizione. Questo qua, questo prodotto di Garnier, vitamine e forza, trattamento anticaduta, raga, è una bomba. Io lo passo, come ho visto il video, ho visto una pubblicità di questo prodotto che la ragazza, io lo utilizzavo solo sul cuoio capelluto, io dividevo i capelli così e poi lo passavo in mezzo. Invece se lo usa anche sulle lunghezze e sulle punte. E da quando lo utilizzo i capelli sono ancora più districati e più morbidi, guardate. Olè. Non si incastra la spazzola, si pettinano con una facilità incredibile. Raga, preparatevi perché oggi uscite. C'era un nodino. Uscite con me, andiamo in paese, facciamo un giretto a piedi. Mi copro bene perché non sono stata bene, anche se non formo ancora tuttora. Però voglio andare alla CRAI a vedere se c'è qualcosina di Halloween. Poi, ora che usciamo per le 2:30, 3:15, perché alle 3, perché alle 3 apre e quindi, mamma mia, poi lascia un profumo questo prodotto. Io l'ho preso da, dove l'ho preso? Acquasapone? Sì, Acquasapone. Se lo trovate, provatelo e poi tornate sotto questo video a farmi sapere. Ci vediamo a tavola ormai. Finalmente pronto, qua c'è il mio amore, buon appetito, lui è stanco dal lavoro, piccolino, ancora deve andare oggi pomeriggio come sempre, vabbè. Buon appetito! Finito di mangiare, che inquadratura strana. Ho preso le mie medicine classiche, ho ancora un po' di mal di gola qua, fastidioso. Comunque questa bottiglia è la mia per quello che bevo a canna. Adesso lavo i piatti, comunque la pasta era buonissima, leggera ma buona, quello che mi fa bene a me in questo momento, soprattutto poi il criamo al tonno, quindi abbiamo trovato un buon compromesso tra il mangiare un po' leggero e appunto mangiare la pasta col tonno che ci piace a tutti e due. Adesso comincio a editare questo vlog e poi alle 3. Alle 2 usciamo, 2:30, perché alle 3 apre la CRAI e andiamo a vedere se c'è qualcosina di carino per Halloween. Sono pronta, ragazzi, c'è una luce pazzesca perché è uscito un sole assurdo. Mi sono anche truccata e poi scoprirete nei video più avanti come ho fatto questo trucco. Intanto mi sono accorta che c'era una luce assurda. Comunque, questi sono i trucchi che ho utilizzato e per gli occhi. Ho utilizzato questa palette di Huda Beauty che amo da impazzire, la Neon. Come vedete ha delle colorazioni super super belle. La amo. Ecco, magari così si vede meglio il trucco extra oggi, non è niente di naturale e mi fa impazzire. Io vado un po'
A colpi, una volta mi piacciono i trucchi naturali e una volta quelli extra, e oggi sono per l'extra. Quindi, adesso che ho finito di truccarmi, mi sono preparata, usciamo. Anche perché voglio andare a bere un caffè. E ultima cosina che volevo dirvi: i capelli oggi non li stiro, li lascio così super naturali, anche se non è che mi facciano impazzire, però l'importante è che li ho lavati perché davvero avevo super bisogno. E poi, cos'è che vi volevo dire ancora? Ah, le sopracciglia le sto rifacendo crescere perché se vi siete persi i video indietro, mi sono mozzata l'inizio di questo sopracciglio con la striscia della ceretta e quindi adesso le lascio crescere, poi vado dall'estetista proprio come mi ha consigliato una di voi e mi rifaccio dare una forma. Siamo quasi arrivati in paese, adesso ci fermiamo prima a bere il caffè perché tra 10 minuti apre il supermercato. Ho un fiatone che è tutto in salita. Un altro motivo per cui sono innamorata dell'autunno è proprio questo, ragazzi. Guardate quanti bei colori, stupendo. Arrivata al bar, adesso aspetto il caffè. Comunque ragazzi fa un caldo assurdo. È arrivato il caffè, sto parlando veloce perché se no mi fa copyright che c'è la radio. Arrivata a casa mi sono anche cambiata, sarà che siamo nel periodo di noi donne, non lo so, ma io sto crepando di caldo, mi manca quasi l'aria, è arrivata tutta l'estate tutta ad un botto oggi. Mamma mia, qua sono rossa per il blush, non perché fa caldo, cioè non per il sole, però raga, mamma mia, mi sono messa anche in maniche corte. Fa proprio caldo. Comunque, alla CRAI alla fine non ho trovato un bel niente. Qua intanto la ferita sta sempre più guarendo, meno male. Era ora. Adesso mi strucco, che voglio registrarvi. Intanto qua ho lacrimato un po' dal caldo e guardate, mi si è tolto l'ombretto. Sta cosa mi sta facendo. Vabbè, non era una cosa aspettata. Che caldo ragazzi, adesso mi strucco subito che vado in doccia. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grande, ci vediamo domani o dopodomani, adesso vediamo comunque un giorno sì, un giorno no. Ormai lunedì, il mercoledì e il venerdì i video sicuri. Gli altri giorni non lo so, se riesco li pubblico anche gli altri giorni, se no rimane sempre lunedì, mercoledì e venerdì. Un giorno di pubblicazione, quello non cambierà mai. Ciao!